Passiamo ora alla postazione dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di La Terza e abbiamo una serie di partecipanti, dalle ragazze a quello che è il produttore di queste due bellissime realtà, l'Amaro delle Gravine e il Limoncello delle Gravine. Parliamo appunto dell'imprenditore Montanaro. Siamo qui di nuovo con Gigi Traetta, che è appunto il presidente del distretto urbano, dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di La Terza. Un territorio che cresce e questi due prodotti creati da Montanaro, lo ripetiamo, l'Amaro delle Gravine e il Limoncello delle Gravine, rafforzano per così dire il brand Terra delle Gravine. Bravissimo Luigi, proprio così. In pratica con questi prodotti stiamo un po' a caratterizzare il territorio. Che cosa dire? Questo è il gazebo del distretto urbano del commercio, così come voluto dalla regione, che durante gli eventi bisogna fare promozione del distretto urbano del commercio stesso per far capire e conoscere ai cittadini e alle imprese che cos'è questo DUC. In questo momento nel DUC, in questo gazebo del DUC partecipano delle ragazze bravissime, bellissime dell'alberghiero Perrone di Castellaneta, e loro si sono occupate di diffondere questa piantina che diciamo caratterizzerà un altro momento importante del distretto urbano del commercio, che è La Terza in Tavola, e che per domani, siccome domani abbiamo il secondo giorno, come ho già detto prima, della Sagra dell'Arrosto, per domani facciamo vedere la piantina dove sono dislocate queste macellerie che aderiscono all'associazione macellai, che a loro volta aderiscono al distretto urbano del commercio. Poi abbiamo il nostro sponsor ufficiale dell'evento, che è Matera Arredamenti, e abbiamo ancora questo sponsor che è veramente particolare, perché questo prodotto qui, Amaro delle Gravine, Limoncello delle Gravine, davvero va a individuare un target importante. Io vedo proprio qui adesso Giovanni. Impresa diretta. C'è il nostro sponsor, che è Giovanni Matera, che, aspettate, vorrei dire qualche parola su Giovanni. Giovanni Matera è la storia del commercio di La Terza, dell'imprenditoria di La Terza. Lui ha iniziato come un falegname, un piccolo falegname, oggi è un imprenditore di livello stratosferico, lui commercializza mobili e poi è un uomo che si dedica tutti i giorni alla società di La Terza, della provincia di Terni, di La Terza e Matera, con tante iniziative anche di formazione di marketing fatte ad alto livello, con la pubblicazione anche di un libro che è La Cassetta degli Attrezzi. Giovanni, se vuoi dire qualche parolina un po'. Sì, materialmente nel sociale soprattutto, perché il marketing oggi esige che bisogna lavorare nel sociale. Al di là dei social, al di là di tutto quello che vogliamo, però il contatto umano secondo me è ancora vincente. Bene, e allora Traetta, ci fermiamo qui per questa parte di Polifemo. Che dire, una manifestazione riuscitissima? Riuscitissima, riteniamo di avere una presenza di 9.000 persone più o meno, in base alle nostre statistiche, ai nostri modi di contazione, no? Sicuramente un successo, un traguardo, ma anche un punto di partenza per il distretto urbano del commercio, che insieme a questi partner importanti del territorio, con tante idee, riusciremo a costruire un futuro migliore, un futuro dove i nostri figli rimarranno alla Terza e nella provincia di Taranto. Grazie. Questo è il nostro obiettivo, evitare soprattutto la fuga dei cervelli, perché è davvero triste vedere le nostre professionalità affermarsi altrove quando invece potrebbero davvero affermarsi in loco e far crescere la nostra terra. Guardate, noi siamo convinti, e non è uno slogan, noi siamo convinti che la gente deve ritornare qui. Paradossalmente ci saranno persone che dovranno venire qui dal nord, siamo sicuri, perché con i nostri prodotti tipici, con la nostra accoglienza, con il nostro modo di fare, con il nostro modo di accogliere anche da un punto di vista alimentare e gastronomico, riusciremo a vincere questa partita. Io direi che forse è il momento di congedarci con un bel brindisi. Bravo. Prima ho degustato, prego Matera. Volevo un messaggio, perché siamo imprenditori, quindi vogliamo lasciare un messaggio anche ai giovani, ritornare a sognare, perché tutte le cose vengono create due volte. Se non avviene la prima creazione, la prima idea, il primo obiettivo, non ci sarà la seconda, e quindi ritornare a sognare, perché proprio mancano i progetti.
E magari ci sono pure i soldi in regione, però mancano i progetti, quindi ritornare a sognare, sono i nostri obiettivi e il nostro carburante. E allora Traetta, ci salutiamo, ci congediamo con un bel brindisi, il limoncello è una specialità sempre gradita, è il nostro modo di brindare al distretto urbano del commercio e soprattutto al futuro dei nostri giovani. Giovanni, ecco, aspettiamo che vengano riempiti i bicchieri, è un momento appunto così, cin cin. Okay. Prendiamo le ragazze. A nuovi sogni e nuovi progetti. Nuovi progetti. Chiedo scusa un attimo. Al presidente non può mancare. Il presidente, ragazzi. Scusateci, stavamo terminando, ma è arrivata la presenza più preziosa, quella di Gianni De Biase, che è il presidente e l'anima di questa sagra. 40 anni e non potevamo non brindare con lui. Ai nostri 40. Bene. Diviso 2, no? Diviso 3, ciao.